E ora la pagina sportiva con la vigilia di Pescara Siena, la conferenza stampa di Mister Auteri è terminata poco fa. Allora abbiamo il nostro Enrico Giancarli per le ultimissime. Enrico. Eccoci Carmine, buon pomeriggio, ben trovati a tutti dalla sala stampa del Delfino Training Center. Ha parlato poco fa il tecnico Gaetano Auteri in vista del match di domani in fischio d'inizio ore 17:30 contro il Siena. Stanno tutti bene i ragazzi, ha detto Auteri. Naturalmente non ci sarà Drudi, che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo, non ci saranno i soliti Memuscia, Chiarella e Delle Monache. Un leggero affaticamento per Cernigoi dovrebbe partire dal primo minuto. Ferrari, ascoltiamo le parole del tecnico Gaetano Auteri. Allora, buongiorno mister, intanto il punto della situazione sugli affaticati, perché la scorsa settimana c'era qualche problemino, se c'è qualche indisponibile a parte Drudi è squalificato e che partita si aspetta e vorrebbe domani Auteri? Grazie. Ma indisponibili a parte, vabbè, Delle Monache e Chiarella, poi gli altri complessivamente stanno bene. C'è Cernigoi che un pochino ha faticato, vabbè, qualcun altro, ma sono cose abbastanza normali. È la partita che mi aspetto. Incontreremo una squadra che ha buone qualità e che sa palleggiare bene, per cui se non vogliamo fare passare il tempo facendoli palleggiare, dobbiamo giocare una partita molto aggressiva, essere corti, compatti ed evitare che questo avvenga. E vincere, perché non è che abbiamo altre alternative, poi le partite diminuiscono. È una squadra buona, ben allenata da un collega come Padalino, che stimo anche tanto. Non semplice comunque. Queste partite hanno detto quello che dice il campionato, o chi ha detto il campionato fino adesso, che tante volte abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo seminato in campo. È chiaro che alcune volte abbiamo fatto anche degli errori, tante altre volte li hanno fatti anche altre sfere, perché insomma, espulsione di Ferrari a Fermo, espulsione di Drudi, eccetera. Abbiamo giocato qualche volta con qualche giocatore in meno e quindi siamo incappati in alcune decisioni. Ah, però hanno detto che quello che ha detto fino adesso il campionato, che se acquisiamo continuità, questo è un gruppo che esprime coralità, giochiamo da squadra, ecco, e quindi ci sono anche qualità all'interno di questo gruppo, chiaramente. Poi nessuna squadra è perfetta, abbiamo pregi e difetti, ma ci può dare conforto quello che abbiamo fatto. Questo però appartiene al mondo della teoria e delle chiacchiere, il campo è un'altra cosa. Tutto questo che noi pensiamo lo dobbiamo confermare in campo, perché se no le parole se le porta via il vento. Io torno alla partita di domani, prima domanda un po' in generale, ha dei dubbi di formazione o nella sua mente le scelte sono fatte? Dubbi di formazione ci sono sempre, poi però me li tengo per me. Allora io le chiedo quanto di positivo c'è nel nuovo ruolo di Zappella, se è una novità importante poterle. Ma non è un nuovo ruolo, perché è un nuovo ruolo? Lui gioca a destra, come ha sempre giocato, poi prima aveva più libertà di spinta, adesso deve prestare attenzione a piccole cose, ma non è che giochi in un ruolo diverso. Può giocare anche in altri ruoli, a volte è capitato per necessità di fargli fare cose diverse. Zappella è un giocatore di questo gruppo e sta facendo bene, io chiaramente sono contento. E chiedo l'ultima da parte mia sul dubbio che potrebbe esserci tra Janes e Gerardi per sostituire lo squalificato Drudi. Lei ha detto partita aggressiva, mi aspetto una squadra corta, quindi probabilmente Janes è più adatto a questo tipo di partita. No, ma non lo so, ma non lo so, abbiamo due giocatori che possono prendere il posto di Drudi, che è squalificato, e non sceglierò su chi è più bravo, sono tutti e due giocatori molto affidabili e molto competitivi, e quindi veramente non lo so, perché non è neanche una scelta facile, proprio perché non c'è grande differenza, siamo su un livello alto da parte di tutti e due.
Queste dunque le parole del tecnico Auteri, c'è il dubbio in difesa, giocherà uno tra Giannis e Gerardi al posto dello squalificato Drudi con Ingrosso che prenderà il posto proprio nel cuore della difesa, braccetto di destra, come detto, uno tra Gerardi e Giannis. Se non ci sono domande, Carmine, ti restituisco la linea. A te.